Ciao a tutti i lettori di Guida Finestra. In questo video voglio parlarvi di questa ristrutturazione che abbiamo fatto a Cesenatico con infissi su misura. Ecco, per infissi su misura spesso si intende cose, diciamo quasi banali, no? Vuol dire fare un infisso largo di una certa misura e alto di un'altra misura e fatto di un colore specifico. Questo è quello che succede un po' in tutto il mondo perché non esistono misure di infissi standardizzati. Ma in questo caso, in questo lavoro cesenatico, è stato veramente realizzato un infisso su misura con le richieste che voleva il progettista. Perché? Perché utilizzando alcuni tipi di materiali che non sono, ad esempio, l'alluminio o il PVC, dove il processo produttivo è abbastanza industrializzato, anche se viene eseguito da un artigiano piccolino o da una grande industria. Nel mondo invece dell'acciaio e del legno, che sono i due materiali più antichi per la costruzione dei serramenti, c'è la possibilità appunto di dare il meglio, di poter esprimere tutta l'artigianalità, la competenza, l'ingegno, l'inventiva e la fantasia degli artigiani che li costruiscono. Questo spesso scaturisce da una richiesta del progettista e o del cliente. Nel nostro caso specifico era un vecchio capanno di pesca che utilizzavano la proprietà e l'ha voluto trasformare in abitazione. Essendo un capanno quindi molto lungo e stretto, c'era bisogno che internamente non si rubasse tanto spazio una volta che le ante venivano aperte, perché avere delle ante aperte perpendicolari, rispetto all'infisso portano via molto spazio internamente. E poi c'è il discorso di avere un design particolare, perché il progettista aveva fatto un disegno un po' in stile giapponese, c'era il discorso di sicurezza, c'era anche il discorso di integrare zanzariere, perché comunque in quella zona ci sono abbastanza zanzare, insomma. Ecco, il design l'abbiamo curato facendo praticamente saldando degli elementi a T. Con una linea orizzontale che era uno stile inglese un po' girato di 90 gradi, perché lo stile inglese solitamente sono dei rettangoli che si sviluppano in verticale, in questo caso si sviluppano in orizzontale, un po' come avviene quelle porte scorrevoli giapponesi. Utilizzando questi elementi a T, nella parte esterna c'era questa pinna che le dava una forma più rastremata e rendeva il design appunto più pulito e più filante, proprio come voleva l'architetto. Poi cosa abbiamo fatto per fare queste aperture che non intralciassero il passaggio interno? Abbiamo realizzato un'anta centrale un pochettino più piccola, in modo che quando si apriva sull'altra e quando si poteva girare a 180 gradi non desse fastidio, non andasse praticamente a interferire con l'altra cerniera, con la cerniera primaria. Però per fare questo abbiamo dovuto traslare tutto l'infisso verso l'esterno, cioè verso l'interno dell'abitazione. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un portale con un gioco di lamiere disegnato in un modo un po' particolare, perché era un portale che l'architetto tra l'altro voleva, perché voleva che questo infisso venisse fuori dalla mura, risaltasse un po' come un quadro, che fosse una qualcosa che andasse a completare l'arredamento dell'abitazione. Questo ci ha permesso di fare la resa estetica molto molto buona, ma anche di trovare uno spazio, di creare un vano che una volta che l'anta si apriva andava a nascondersi appunto in quel vano. Avrei visto nelle foto, nella sequenza di apertura, proprio questo processo che avviene in maniera molto semplice e pratica, perché a Cesenatico, quando siamo nelle mezze stagioni, è molto bello poter tenere tutto aperto e insomma non avere niente di intralcio nel mezzo. Comunque abbiamo l'apertura totale di tutte quelle due ante, quindi una cosa molto utile e fresca nella giusta stagione. Poi per integrare invece le zanzariere, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei carter appositamente sagomati, poi saldati con i profili della stesso, profili stessi, che in questo caso sono dei profili in acciaio taglio termico della Seco Sistemi, perché anche se non era una riqualificazione energetica, comunque dovevamo garantire un certo isolamento termico. E integrandosi con gli stessi vanno a nascondere questa zanzariera motorizzata a scorrimento verticale. E andiamo a trattare solamente le due ante, quelle che si aprono a pacchetto, perché l'anta principale l'abbiamo lasciata senza zanzariera e funge da porta per entrare e uscire velocemente, perché comunque è una casa di passaggio, loro hanno anche il ristorante vicino, hanno bisogno di fare molto avanti e indietro e gli serviva qualcosa di non dover aprire e chiudere continuamente la zanzariera. Così abbiamo risolto entrambi i problemi e è venuto anche un discorso molto molto bello da vedere.
Al discorso sicurezza, che è un tema molto sentito perché comunque al di là dei furti in continuo aumento c'è anche una ricerca a infissi, a serramenti con dimensioni sempre più grandi, dove a volte le scremature sono anche impossibili da fare. Come in questo caso, che le scremature invece all'architetto non servivano perché aveva un'esposizione che non rendeva necessario proteggere il vetro dai raggi solari, e quindi si è dato l'importanza, diciamo così, della sicurezza tutta all'infisso. Abbiamo dotato l'infisso di vetri P4A, che sono vetri minimi che servono per avere una certificazione di infisso blindato in classe 2, insieme appunto all'infisso stesso in acciaio, che è un materiale molto resistente, e tutte le chiusure che abbiamo inserito, le cerniere saldate che hanno una resistenza incredibile, ci hanno permesso di ottenere un'ottima sicurezza anche con il solo infisso. Tra l'altro i vetri sono stati fatti extra chiari, come spesso avviene quando si utilizzano questi profili così sottili e così di design, perché i progettisti non amano vedere i vetri che tirano sul verde. Particolare attenzione è stata adottata nella posa in opera per isolare tutti questi carteri che sono stati fatti, soprattutto il portale interno, perché comunque lì, se non viene trattato nel modo adeguato, è un ponte termico estremo. Poi l'ultima richiesta, purtroppo che va a discapito delle prestazioni, è stata di non avere nessuna soglia a pavimento. È stato possibile farlo perché non c'era un'altra ribalta, quindi non avevamo bisogno di utilizzare delle cerniere che andassero per forza in un telaio inferiore. Quindi abbiamo dotato tutte le ante dei paraspifferi automatici, un po' quelli che si utilizzano nelle porte blindate, però avvertendo qui del progettista che non esiste certificazione di tenuta aria coevento, e soprattutto non è garantita la tenuta alla pioggia. Tra l'altro lì non c'erano scalini, il pavimento era tutto completamente dritto, anche tutto il marciapiede esterno, però vi posso dire che a distanza di anni che abbiamo fatto questa installazione, e ogni tanto andando a trovare il proprietario che ha un noto ristorante di pesce sul porto canale Censenatico, e non mi ha mai fatto nessuna osservazione, quindi penso che nonostante le bombe d'acqua che ogni tanto ci sono anche dalle nostre parti, abbia avuto una resistenza abbastanza buona anche questo sistema. Spero che questo breve video ti abbia aiutato a prendere qualche spunto per i lavori futuri. Ci vediamo il prossimo mese. Ciao da William Zacchi.